Ecco, questo è Anzio, e pure qui si stanno qualcuno diceva che qui le palme sono sane, eccole qua le palme di Anzio malate, e le donne azzurre di Gaeta hanno detto che qui le palme sono tutte verdi. Qui c'è Antonio Salone con noi. Antonio, sì. Ma com'è che le palme pure ad Anzio sono secche? Poi ognuno tira l'acqua al mulino suo, sì. E dicono la politica che... è sporca, andò. ma non ci possono fare niente il PDL con Antonio Salone. Noi siamo venuti apposta ad Anzio a vedere le palme di Anzio. Esattamente, vedi? Antonio fa i fatti. Oh. Allora, Antonio Ciano ha detto, andò, poi porti Anzio. Ad Anzio. Andiamo a Anzio. Ecco qua, stiamo ad Anzio e abbiamo visto le palme di Anzio secche. Così accontentiamo anche queste donne azzurre che, abituate alle balle di Berlusconi, ai bunga bunga, no, dicono... posso dire io qualcosa? Sì, dimmi, Antonio. Secondo me alle balle di Cristian Leccese. E chi è Cristian Leccese? Un ragazzetto che l'hanno messo là per far vedere. Ah, ma ancora deve crescere. Ho capito. Secondo me ancora non sa la vita che cos'è Cristian Leccese. Ma l'articolo l'ha fatto lui. Vabbè, gli articoli fa quello che vuole, scrive, non ci vuole niente. Sia che scrivo bene, che scrive male. Ma l'avrà fatto Cristian, no? Ma ci vogliono i fatti, Cristian. Dai, Cristian. Rimboccati le maniche, mettiti in mezzo alla strada, incomincia a lavorare, non con le chiacchiere, ma con i fatti. Questo è il problema. I Gaetano vanno i fatti, Cristian. A parlare con la Occla, sanno fare tutto quanto, ok? Vabbè, ma le palme ad Anzio sono secche. Mo andiamo a vedere un po' più giù, aspetta. Vabbè, tutte le palme maschi si seccano da tutte le parti. Le palme femmine no, guardate. Le palme coi datteri non seccano, sono femmine. Sono più resistenti e sono brigantesse, non sono azzurre. Quelle azzurre sono... non so come una donna come faccia a stare nel partito del bunga bunga. Hai capito, Antonio? Come fanno a staffare le femmine nel partito del bunga bunga? Ci vuole pure un po' di dignità, no? Insomma, oggi mi hai costretto a venire ad Anzio per vedere ste palme, le palme se seccano o non seccano. Seccano pure ad Anzio, Antonio, le abbiamo viste, no? Seccano in Sicilia, in Calabria, seccano in Arabia Saudita, in Algeria. In Algeria si sta seccando, in Libia non ne parliamo, dove è stato Berlusconi si sono seccate tutte le palme. Uno che va a baciare la mano a quel dittatore e proprio si deve ritirare a vita privata in un monastero. Tanti sono i peccati commessi dal... Ma come si fa? Poi qua sta il cimitero. Ma un ministro come Berlusconi mi ha baciato la mano che... Poi mo che torniamo ci fermiamo un po' al cimitero, andò che devo riprendere quel mare di croci che di soldati per lo più italo-americani venuti a liberare l'Italia dalla barbarie nazista, fascista e savoiarda, perché i Savoia hanno dato solo troubles, dice in inglese, agli italiani, all'Europa e al mondo intero. E beh, il 17 marzo Antonio? Un po', sì. E il 17 marzo tutti i servi della monarchia sabauda la vanno a festeggiare. Quella non fu unità d'Italia, fu semplice aggressione agli stati pontifici, al Papa in special modo e al Regno delle Due Sicilie. Ebbene, nel 1861 mancava il Lazio, mancava Nizza e Savoia, vendute dai traditori della patria, Cavour e Vittorio Emanuele. Ecco un'altra palma secchissima. Mancava il Veneto, mancava Mantova, mancava il Trentino, l'Alto Adige, vabbè, austriaco, non ce ne frega, mancava il Canton Ticino venduto da Ludovico il Moro perché Milano era carico di debiti.
mancava l'Istria, la Dalmazia, Malta e la Corsica, venduto dalla Francia, ecco le palme di Anzio, tutte secche, guardate, guardate, tutte le palme secche, e le donne di Gaeta che filavano la seta, dicono, hanno scritto sul giornale che le palme di Anzio sono tutte verdi. Però hanno sbagliato. Perché hanno... Anzio, dicono, è di destra. No, ma il problema sai qual è? Che hanno passato i guai con me. Perché io devo girare il mondo. Loro dicono e io faccio. Hai visto, siamo venuti anzi oggi, chi lo doveva dire? Andò. Ma chi lo doveva dire che doveva venire anzi? Le palme femmine non seccano. Ecco, questa è una bella cosa, vedete, la fontana di Anzio. E quando la facciamo a Gaeta? E quando la facciamo a Gaeta una fontana? Andò, presto la subito, facciamo. Dai, immediatamente. Subito. La facciamo subito. Opla. Ah, si sì, hanno detto che le palme di Anzio non seccano. Sì, ma forse pensavano alle palme nane, alle palme maschio. Le palme maschie sono deboli. Vedi quante palme secche ci stanno? Io non riesco. Guarda là, guarda. Vedi, andò? Sì, come non lo vedi. Guarda qua, quest'altra sta seccando, guarda. Vedi? E beh, le donne di Gaeta, quelle no, quelle non seccano mai. Quelle sono gli arve da parrella praticamente, capito? Quando crescono lunghi, alti, ce l'abbiamo anche noi a Villa delle Sirene. Insomma, oggi mi hai fatto perdere mezza giornata per tutto puntare. E poi ero curioso, dicevo, ma è possibile che ad Anzio hanno trovato l'antidoto al punteruolo rosso? Vabbè, che questi come sentono rosso non ci vedono più, vedi qua. Quella era una palma maschia e morta, vedi? E le altre femmine sono vive. Oppla. Oh, quelle sono tutte femmine. Questa qua stanno morendo, queste due, guarda. Sono già, come si dice a Gaeta, scapucciate. Vedi? Guarda. E beh, pur di fare... Andò, il problema sai qual è? Con le chiacchiere si fanno tante fatte. Le chiacchiere se la porto in vento. Stanno a zero, andò. Oppla.